E passando sul fronte dell'animazione, mi ha molto colpito personalmente la sua interpretazione di Kenshiro nella trilogia uscita qualche anno fa. Il direttore artistico del doppiaggio dei tre episodi, Giorgio Bassanelli Bisbal, ci ha illuminato sulla grande sfida di ereditare un personaggio così popolare, con un doppiaggio però totalmente diverso e per molti tratti più fedele all'originale rispetto al doppiaggio storico degli anni Ottanta. Lei come ha studiato l'interpretazione del personaggio? Come si è immedesimato in un personaggio anche diverso da quelli che era abituato a doppiare? Ma dunque, intanto il doppiaggio dei manga è un po' particolare perché è una cosa che non fa parte della mia generazione. E infatti di quel periodo dove ho doppiato anche altri personaggi tramite Giorgio, io mi ricordo che chiedevo continuamente a Giorgio: ma perché fa così? Ma come lo devo fare? Perché loro hanno tutta una simbologia fatta di la goccetta, il segno, le cose, cioè delle cose molto particolari che per noi non sono comunicative, cosa che invece per i giapponesi lo sono. E c'è cioè, tutta una generazione di ragazzi giovani di quel periodo che conoscevano questo modo di comunicare e sulle quali io onestamente avevo grossa difficoltà per capire. Infatti, da quel punto di vista devo dire che Giorgio mi ha aiutato tantissimo. Io chiedevo continuamente: scusa, ma perché fa così? Come la devo fare? In che direzione dobbiamo andare? E devo dire che lui mi ha aiutato tanto, insomma, proprio perché essendo un patito di queste cose, essendo colui che lavorava proprio su questo tipo di prodotto, è una persona molto preparata e quindi sapeva darmi delle indicazioni molto, molto precise, insomma, in quella direzione. Quindi devo dire che quello che sono riuscito a fare è soprattutto grazie a lui e a chi mi ha dato le direzioni giuste, insomma.